Ciao amici del MyLab. Quali sono i cibi più pericolosi per la salute? Oggi parliamo di questo, ma prima, come al solito, ti esorto a condividere questo video con tutti i tuoi amici e a iscriverti alla nostra newsletter così da essere informato di quando pubblichiamo nuovi video. Durante svariati video del MyLab mi sono dedicato a far vedere quanto certi cibi siano impattanti sulla glicemia. Il fatto di contenere la glicemia a livelli abbastanza moderati è una cosa importante, non solo per i diabetici. In questo canale non parliamo particolarmente per i diabetici o di diabetici. Se una persona ha una malattia diabetica dovrebbe ovviamente ricorrere all'uso e al consiglio di un dottore che lo segua personalmente, perché ci sono varie possibilità, varie casistiche e ovviamente non si può generalizzare. Non si può generalizzare neanche sulle persone sane, perché siamo convintissimi del fatto che ci voglia una dieta personalizzata, un'integrazione personalizzata e così via. Questo è il chiodo fisso su cui battiamo. Ecco perché qualche volta critico o comunque faccio notare i difetti di alcune diete a taglia unica. Alcune sono anche buone, sono ipoglicemiche, quindi vanno bene, ma sono pur sempre diete a taglia unica e non è detto che vadano bene per tutti. Dicevo, in questi video molto spesso ho fatto notare come alcuni cibi considerati buoni, come certi tipi di frutta, come le arance, non sono poi tanto salutari se esageriamo a prenderli. E quindi ho fatto vedere anche che ho fatto delle analisi a mie spese per mostrare qual era l'effettivo contenuto di vitamina C. Sai, la gente tante volte si mangia un sacco di arance, si fa svariate spremute al giorno, convinta di farsi del bene perché c'è un sacco di vitamina C. Purtroppo non ce n'è un sacco, ce n'è, ma non ce n'è un sacco, e invece di sicuro ce n'è un sacco di zucchero. E quindi, insomma, temo di aver dato l'idea scorretta che le arance, o nel caso dei kiwi, che è stato visto che avevano una quantità molto modesta di vitamina C dentro, abbastanza variabile, comunque ho fatto un esperimento, ecco, temo di aver dato l'idea che quelli siano cibi sconsigliati, cibi pericolosi per la salute. Allora, la frutta può essere pericolosa solo se esageriamo di brutto, ma quando mi vedo dire dalle persone: ah, io evito assolutamente le arance perché le arance, come hai detto tu giustamente, Loris, e le tue biologhe che intervengono, i tuoi dottori che intervisti, le dai arance contengono troppo zucchero. E poi vedo queste persone mangiarsi ogni mattina svariate fette biscottate con la marmellata, oppure fare colazione con la classica brioche cappuccino, ma tutte le mattine, oppure, siccome vogliono moderarsi, dei biscotti secchi che danno a molte persone l'impressione di essere meno zuccherini e quindi meno impattanti sulla glicemia. Caspiterina, è un autogol, e io ho criticato la frutta, e questi cibi sono mille volte peggio, perché sì, d'accordo ragazzi, sono buoni, e anch'io ogni tanto quando vado a fare colazione con mia mamma mi faccio il mio cappuccino e brioche senza problemi e senza remore. Ogni tanto ci sta, ma ogni tanto non vuol dire tutti i giorni. E allora così ho elaborato di mia spontanea volontà una scala della schifiltà dei cibi, cioè quali sono i cibi più schifosi a paragone tra di loro. E quindi solo dal punto di vista glicemico? No, non solo dal punto di vista glicemico, volevo far vedere quanto in effetti certa frutta potrebbe essere sconsigliata perché ha un elevato indice glicemico, tipo si è parlato dell'arancia, si può parlare anche della banana, però non c'è neanche da paragonarle a quanto peggio fanno certi cibi come il classico cappuccino in brioche, biscotti secchi e così via. Questi sono a una scala di schifiltà estremamente maggiore, non solo perché hanno una glicemia molto elevata, e ragazzi, ti danno veramente una botta. Vi ho fatto vedere in almeno una dozzina di video sul mio corpo, sulla mia glicemia, che impatto avessero queste sostanze, questi cibi, no? Bastava un cappuccino, una brioche, e la glicemia, a me che non sono neanche diabetico, sono relativamente sano e abbastanza sportivo, portava i valori a 160-170 a seconda di quanto mi muovevo in quel periodo. Quindi, insomma, non c'è solo da vedere la glicemia, c'è anche da vedere il fatto che, al contrario di una arancia, una banana, che contengono un sacco di sostanze nutrienti, poi il potassio e certi enzimi della frutta e le vitamine C, la vitamina A, eccetera,
quei cibi invece che sono alti nella scala della schifiltà non contengono niente. Togli lo zucchero, togli quello che hanno come grassi, tra l'altro molto elaborati, non c'è niente. Questi cibi sono stati cotti, trattati, conservati, lasciati nello scaffale tanto tempo, messi sotto vari tipi di atmosfera per conservarli. Lì dentro di vitamine praticamente non c'è nulla, è inevitabile che sia così. Voglio dire, il cibo quando viene conservato purtroppo ne risente, ma devi essere consapevole che per questo motivo è un cibo che non ti dà nulla se non calorie. E le calorie, mannaggia, sono proprio la cosa di cui abbiamo troppo nella nostra alimentazione, e invece abbiamo troppo poco, a quanto pare, di vitamine, sali minerali, eccetera. Quindi spero di aver rimediato ad eventuali malintesi creati sulla frutta, e però ti chiedo anche un punto di vista. Sulla scala della schifiltà, quale cibo vorresti conoscere? Cioè, quale dei cibi che tu mangi o che vorresti mangiare, cose del genere, vorresti sapere quanto sono alti o bassi nella scala della schifiltà? Scusa se ho usato questi termini un po' spiritosi, un po' canzonatori, però in effetti dobbiamo andare a vedere gli errori macro, giganti, quelli grossi. Già togliere l'eccesso di glicemia che quasi tutte le persone hanno a causa dell'alimentazione potrebbe dare dei vantaggi enormi in termini di salute, longevità, prevenzione delle malattie, prevenzione dalle infezioni e così via. Quindi dai, partecipa anche tu, dimmi quale cibo vorresti fosse analizzato, e ovviamente io non dico le mie opinioni, cerco i dati e ce li facciamo dire dal nostro team di biologi, nutrizionisti, personal trainer che ci segue e che ci aiuta, ok? Ciao e al prossimo video!